E allora buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del pallone dopo il lungo pomeriggio dedicato prima alla Serie D, poi al campionato di Serie B con il Pescara che ha battuto il Pordenone per 4-2. Siamo pronti di solito in un orario inconsueto, perché per chi ci conosce sa che di solito l'orario di inizio dell'Abruzzo del pallone è alle 19.30, questa sera invece è posticipato di un'ora e qualche minuto in più. Ci scusiamo ovviamente per chi ha dovuto attendere fino a questo momento per vedere i gol di Serie D, ma li mostreremo tutti ovviamente in vostra compagnia qualora lo vogliate al 392-723-7060, anche sulla nostra pagina Facebook dove c'è la diretta. E grazie soprattutto all'ospite di questa sera che inaugura questo ciclo di trasmissioni, che era iniziato settimana scorsa con la puntata zero, ma di fatto questa è la prima giornata di campionato e quindi l'esordio anche per noi, l'allenatore della Chieti, Alessandro Grandoni. Buonasera, benvenuto ai nostri studi. Grazie, buonasera a voi. E allora con Alessandro Grandoni faremo un po' il punto della situazione di quello che è accaduto questo pomeriggio. Peraltro Grandoni sicuramente avrà dato un'occhiata al derby di Roma, è finito 1-1 ovviamente per sì, parte biancoceleste. Sì, se non sbaglio 5 pali nel primo tempo, quindi 5 un pali bel nel derby. Primo sì. Tempo. Sì, derby bellissimo, però ci vediamo adesso i risultati del girone F di Serie D, perché oggi era la prima giornata di campionato, sono stati tantissimi gol che sembrano essere una costante adesso del calcio italiano. Atletico Porto Sant'Elpidio Giulia Nova 4-1, Avezzano Campobasso 0-1, Jesina Recanatese 0-1, Matelica Cattolica San Marino 3-1, Agnonese Monte Giorgio 0-1, Pinedo Atletico Terme Fiuggi 0-0, Notaresco Vasto Girardi 3-5. Peraltro partita terminata con tanti minuti in ritardo rispetto alle altre, perché c'è stato uno scontro di gioco proprio all'inizio, gioco fermo per un quarto d'ora e purtroppo caduta per il Notaresco. 2-2 tra Tolentino e San Giustese, e 2-2 anche nell'unico derby abruzzese di giornata, quello della Laguna di Vasto tra Vastese e Chieti. La classifica la mostriamo, ma solo per onore di cronaca, perché è elementare. Le squadre che hanno vinto a 3 punti: Atletico Porto Sant'Elpidio, Vasto Girardi, Matelica, Campobasso, Monte Giorgio e Recanatese a 1 punto. Le squadre che hanno pareggiato: Chieti, San Giustese, Tolentino, Vastese, Fiuggi e Pineto, Avezzano, Jesina, Agnonese, Notaresco, Cattolica e Giulianova a quota 0 punti. Mister, prima di vedere la partita, innanzitutto com'è stata la prima sulla panchina del Chieti, la prima ufficiale, possiamo sì, definirla così? Ma è stata dal punto di vista calcistico interessante, perché è stato soprattutto un secondo tempo bello, ricco di emozioni tra la nostra capacità di ribaltare l'1-0 dell'intervallo, due espulsioni, una per parte, un calcio di rigore, loro che ci hanno ripreso. Quindi è stato un secondo tempo importante, bello per quelli che erano seduti in tribuna, sicuramente piacevole, noi per me e per il mio collega Meglia in panchina un pochino meno, perché questi sussulti continui ci hanno un attimino fatto salire molto adrenalina. Comunque sono contento, e adesso testa già al Pinedo di domenica prossima. Assolutamente, peraltro era una sfida nella sfida tra te e Amelia, ex compagni di squadra, a Livorno. Allora te la facciamo rivedere la partita. Bene, la sintesi ovviamente: Vastese 2, Chieti 2, il servizio è di Ania Cantagalli, vediamo. Finisce 2-2 il sentito derby tra Vastese e Chieti, nella riedizione del match già andato in scena in Coppa Italia 2 settimane fa, ma vinto in quel caso dalla formazione aragonese. È una gara che fatica inizialmente a decollare, ma che regala poi, dal finire del primo tempo, emozioni e stravolgimenti di scenari. Amelia sceglie la coppia d'attacco formata dall'ex Dos Santos e Anzini, con Esposito che inizialmente va ad agire alto. Il Chieti risponde con il classico 3-5-2 e con Traini e Catalli in avanti a provare a colpire i padroni di casa. È un primo tempo senza molte emozioni per diversi minuti. Ci prova Marzola al 12° dalla distanza, ma Bardini para in due tempi senza troppi problemi. La Vastese risponde idealmente con il tentativo di Anzini in area al 23°, murato però dalla difesa neroverde. La squadra di Amelia commette però spesso errori in fase impostazione e il tecnico chiama fuori allora l'Ogello, tra l'altro già ammonito, per inserire Mastro Mattei nei pressi di Dos Santos e spingere Esposito ad abbassarsi. Al 29° l'Aragone esulta, ma il gol di Marianelli viene annullato per sospetta posizione di fuorigioco da parte di Dos Santos. Nel finale la gara si accende, Dos Santos ancora indirizza debolmente verso la porta un cross di Esposito e 3 minuti dopo Traini raccoglie un cross dalle retrovie ma non trova lo specchio. A trovare il gol invece è ancora Marianelli, che approfitta di un pasticcio in area neroverde per portare avanti di testa la Vastese.
Prima di rientrare negli spogliatoi, altra occasione per Traini, con Bardini che però para in tuffo. Grandoni allora manda subito in campo, ad inizio ripresa, Bruni e Panecasio, al posto di Catalli e Marzola. Cambi che svolteranno la partita. E però ancora la Vastese a rendersi pericolosa subito con una conclusione dalla distanza di Pollace, che Camerlengo tocca in calcio d'angolo. I tentativi di Traini vengono premiati al decimo, quando il nuovo entrato Panecasio pesca in aria il centravanti, che di testa indirizza sul palo più lontano e firma il pareggio. Per la Vastese piove sul bagnato qualche istante dopo, quando in un contatto tra Bardini e Mazzolli il direttore di gara estrae il secondo cartellino giallo all'indirizzo del giocatore di casa per simulazione, lasciando dunque i suoi in inferiorità numerica. La situazione si fa ancora più negativa in casa Vastese quando Bruni è bravo a raccogliere un pallone in aria al 19esimo, infilando Bardini per il vantaggio in rimonta del Chieti. È una gara che però riserva ancora un cambiamento di scenario quando prima della mezz'ora Vittiglio ed Esposito vanno a contatto in aria con il direttore di gara che estrae il rosso diretto all'esterno, pareggiando gli uomini in campo. E Dos Santos invece a pareggiare il risultato spiazzando dal dischetto l'ex Camerlengo e firmando il 2-2. La Vastese coglie poco dopo anche una traversa con il neo entrato Alonzi, bravo di sinistro a provare a piazzare, trovando però il legno a dirgli di no. Nel finale forcing della formazione aragonese a caccia del successo. Al 41esimo Giorgi si lancia su un pallone che Camerlengo allontana in qualche modo. Al 44esimo Perocchi non trova di testa lo specchio della porta e lo stesso fa Stivaletta, la cui girata sempre di testa finisce di poco al lato. Gli sforzi finali della Vastese non vengono dunque premiati, mentre il Chieti bagna con un pareggio il ritorno in Serie D, nel match che tra l'altro ha visto anche Amelia e Grandoni avversari, ma un tempo compagni di squadra. E forse questa era la chiusura degna di questo del servizio tra Vastese e Chieti. Rivedendo la partita, mister, che cosa hai evinto? Che cosa? No, vabbè, ma è un po' quello che si è visto dalla panchina. Ti è piaciuto di più e cosa di meno? Beh, la cosa più importante oggi credo sia stato quello, il fatto di rientrare in campo e provare a riprendere la gara, no? Al di là che poi ci eravamo riusciti con i due gol che abbiamo visto, ma la cosa più importante, dato che noi siamo, e non ce lo dobbiamo mai dimenticare, una squadra completamente nuova, che siamo nati da pochissimo con tutta l'estate bollente di Chieti che voi addetti ai lavori conoscete perfettamente. E quindi mi è piaciuto questo spirito della squadra, al di là degli episodi che spesso indirizzano la gara in un verso o nell'altro. Quello che non mi è piaciuto, ma oggi io credo che i ragazzi vanno fatti soltanto i complimenti. A volte abbiamo ancora una non bella gestione palla, quindi qua dobbiamo migliorare molto, perché abbiamo delle capacità, delle qualità importanti e possiamo migliorare assolutamente anche quando abbiamo la palla noi. Tra poco sentiremo anche le voci degli spogliatoi, però prima facevano i complimenti al Chieti, forse dicevano l'errore è stato togliere a un certo punto Traini perché la Vastese si difendeva troppo bassa. È bello il calcio, è bello anche per questo. Ci mancherebbe, okay? La prendo con un sorriso, però rispondo anche all'amico che ha scritto, suppongo, non lo so, che Michael Traini già da 5 minuti mi aveva chiesto il cambio perché era un attimino, come si dice in questo caso, cotto, e quindi va bene così comunque. Dai. E allora ci ascoltiamo le interviste negli spogliatoi, andiamo ad ascoltare Marco Amelia, l'allenatore del Vastese, poi ci ascoltiamo anche i due presidenti, Mergiotti e Bolami, li ascoltiamo. Mister, il suo collega Grandoni ha detto alla fine che il 2-2 è stato giusto, anche se voi nel finale avete avuto qualche occasione in più per portare a casa la vittoria. Sì, gli ultimi minuti li abbiamo schiacciati nella metà campo loro. Potevamo fare qualcosa di meglio, qualche occasione avuta, anche le palle da fermo comunque possono creare delle difficoltà, però dispiace per come è andata la partita, perché pareggio è sempre un buon risultato, va bene, però si poteva sviluppare il risultato in un'altra maniera, soprattutto nel primo tempo, poi sbloccata con Marianelli, andava gestito meglio anche l'inizio del secondo tempo. Abbiamo preso il pareggio su una situazione dove dovevamo essere posizionati in maniera diversa, ma non sul cross ma sul lancio prima del portiere del Chieti. Vabbè, dai, pareggio, l'importante è aver dato
risposte dal punto di vista della prestazione, idea di calcio, idea di gioco, stiamo lavorando bene, siamo all'inizio, però piano piano ci avviciniamo sempre di più verso un'identità di squadra che vuole giocare a calcio anche in questa categoria. Come sta Vittorio Esposito e se può essere utile a questa Vastese? Vittorio Esposito è utile a tutti, anche alle squadre di Serie C per le qualità che ha. Lo sto vedendo bene, ripresa, si è operato al piede, sta facendo tutto il percorso di riabilitazione, lo seguiamo noi qui e io spero che si possa poi trovare una situazione di accordo, perché lui vuole restare, noi vogliamo prenderlo, però adesso la cosa più importante è che lui si rimetta a posto dopo l'operazione, poi penseremo tra qualche giorno a tutto il resto. Inizio settimana faremo altre valutazioni insieme al chirurgo che l'ha operato. Lui sta facendo tutto il programma in maniera seria, in maniera professionale, ha tanta voglia e valuteremo. Io comunque lo sto vedendo molto molto motivato e professionale, questo è importante. Presidente, un pareggio per il ritorno in Serie D del Chieti, anche se qui a Vasto non era assolutamente facile questo esordio. Ma una partita abbastanza equilibrata su un campo molto difficile con una buona squadra quale la Vastese. Devo fare i complimenti ai nostri ragazzi perché hanno veramente dato l'anima in campo e abbiamo recuperato una partita veramente che aveva preso un verso, perdiamo per 1-0, l'abbiamo recuperata, abbiamo giocato bene, devo fare veramente i complimenti ai ragazzi. Di buono infatti c'è stata la reazione perché il Chieti è andato inizialmente sotto, poi è andato addirittura in vantaggio in rimonta e nel finale è stato bravo comunque a stare accorto a resistere agli assalti della Vastese. Sicuramente siamo arrivati un po' stanchi nel finale, ma siamo stati davvero bravi a mantenere il risultato. Obiettivo la salvezza? L'obiettivo è di fare un campionato tranquillo, di raggiungere la salvezza il prima possibile. Non dimentichiamoci che siamo ripartiti a luglio in ritardo e con un passaggio societario, una squadra completamente nuova, assemblata in ritardo sicuramente. Bellissima partita, grande pubblico, abbiamo una squadra giovane come sapevamo, una squadra che non molla fino al 95esimo, sono contento, sicuramente in settimana arriverà qualche ritocco perché sono contento di questi ragazzi che non mollano fino alla fine. Risultato diciamo giusto, però l'ultima mezz'ora qualcosa in più meritavamo, però questo è il calcio, ho detto un mese fa ci prendiamo quelli che ci danno, noi prendiamo. Il risultato, se vediamo pure le altre partite, i risultati delle prime giornate non dicono niente. Volevo vedere la squadra, i ragazzi come rispondevano. Sotto di un gol abbiamo risposto alla grande, pareggiato, rischiato di vincere immediatamente perché abbiamo preso la traversa, abbiamo fatto mezz'ora alla grande. Sono carichi, è normale che la prima partita non si può giudicare, bisogna aspettare maggio, però sono fiducioso perché la squadra ha dimostrato che c'è in mezzo al campo, rischiando contro un Chieti che è una signora squadra. Non ci scordiamo che la Serie D è un chiamato difficile, puoi incontrare qualsiasi avversario, adesso parliamo sempre di Serie D, perciò ripeto, adesso lavoriamo, sudore e lavoro e dopo vediamo cosa domenica per domenica. Giulianova, Chieti, Campobasso, Matelica, devi andare con lo spirito giusto, concentrati, un lavoro importante in settimana e vai a affrontare il Giulianova domenica prossima, perciò è un cammino molto difficile e equilibrato, perciò dobbiamo stare attenti e sempre con gli occhi aperti. Vediamo in settimana se con le spose, se riusciamo a far firmare spose, perché con lui sarebbe una ciliegina sulla torta. Insomma, anche ovviamente questioni di mercato, Vittorio Esposito che sembra essere vicino alla firma con la Vastese. Mister, le chiedevano quali sono i giovani a suo avviso da seguire maggiormente invece nel Chieti. Beh, noi abbiamo ragazzi che si sono affacciati per la prima volta in questa categoria, ad esempio oggi ha giocato anche l'ultima mezz'ora un ragazzo del 2002, addirittura Mancini, che è cresciuto nel Pescara. 10 giorni fa abbiamo chiuso due ragazzi, Pane Cassio e Fantauzzi, abbiamo ragazzi che vengono dalle Rivere, no? Una società importante, sì, di Chieti, come ad esempio come Talucci che in Coppa appunto River Chieti, che se non erro gestirà il settore giovanile. Assolutamente sì, 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 da quest'anno il River gestirà appunto il nostro settore giovanile. Stavo dicendo appunto di Talucci, un ragazzo che è cresciuto nel River, abbiamo un ragazzo che oggi ha fatto forse un po' di fatica a Marzola, un altro classe 2000. Ci sono ragazzi interessanti che però dobbiamo veramente, magari sarà una frase di circostanza, lasciarli molto ma molto tranquilli,
perché già sentono l'importanza di questa maglia. Loro sono bravi, si stanno adattando bene a questa nuova realtà, hanno la fortuna, e non lo dico perché per frasi di circostanza, ma hanno la fortuna di avere dei compagni grandi, i famosi over, che li stanno aiutando in continuazione in modo assolutamente positivo, e quindi dobbiamo lavorare e dobbiamo sempre ricordare che sono ragazzi appunto giovani e vanno fatti lavorare con la massima tranquillità. Assolutamente. Peraltro prima il presidente Mergiotti parlava dell'inizio di questo nuovo corso, ha detto giustamente: noi siamo partiti in ritardo ovviamente rispetto a tutte le altre, siamo partiti a luglio e ricordo per esempio il giorno proprio della sua presentazione. Ecco, che cosa ha convinto Alessandro Grandoni a venire a Chieti e soprattutto il processo di inserimento calcistico di Grandoni a Chieti, come va avanti? Ma io il primo contatto la faccio molto corta, altrimenti posso annoiare. Ho avuto il primo contatto addirittura a fine maggio con la nuova proprietà, la quale mi aveva spiegato per filo e per segno quella che era il loro desiderio, cioè quello di acquistare appunto il pacchetto azionario del Chieti, voler ridare così un senso di serietà alla Calcio Chieti. E quindi già queste prime parole sono state molto molto importanti, perché purtroppo soprattutto in queste categorie il termine serietà non sempre viene rispecchiato, e quindi ecco appunto questo concetto di serietà, di fare le cose per bene, di non fare mai il passo più lungo della gamba. Sappiamo perfettamente, lo sanno tutti, è un po' il segreto di Pulcinella delle difficoltà che abbiamo quest'anno. Ad esempio, noi le nostre partite interne le giocheremo a Pineto, a partire dalla prossima proprio contro il Pineto, quindi noi non abbiamo la possibilità di poter giocare nel nostro stadio L'Angelini, quindi ci sono una serie importanti di difficoltà che non saranno assolutamente per noi un alibi, l'abbiamo detto fin dalla presentazione, ma è soltanto un dato di fatto che tutti devono sapere. Noi però siamo uomini di sport, abbiamo voglia di lottare, e comunque ecco, il passo più importante è quello di ridare serietà al Calcio Chieti. Assolutamente. Vediamo anche un po' di qualche episodio da Moviola, perché insomma ci sono stati nel derby dell'Aragona. Li abbiamo selezionati. Complimenti agli ultravastesi, piccolo sciopero per l'assenza dei rivali, perché questa comunque era una gara ad altissima rivalità tra i tifosi della Vastese e quelli del Chieti. Vediamo gli episodi da Moviola che abbiamo selezionato. Il gol annullato al 29esimo alla Vastese a Marianelli, che poi segnerà effettivamente il gol dell'1-0 per posizione irregolare di Dos Santos. Ora dovremmo andare sul tocco, questo qui che è del numero 10, Anzini. Mister, come io, oddio, non so se è Brugaletta quello al centro dell'area di rigore, ma credo quello là è Brugaletta. Credo che lo tenga, non lo so, che impressione hai? Vabbè, chiaro, ti faccio una domanda di parte, sia chiaro. Sì, così non è la migliore immagine, sì. La sensazione è che sembra, da questo fermo immagine, che Brugaletta con il piede destro, forse sì, ma qua infatti adesso ormai siamo arrivati a guardare centimetri. Adesso uno potrebbe dire che il busto di Dos Santos è più avanti rispetto a Brugaletta, ormai se ne sentono talmente tante, no? Quindi vabbè, secondo me hanno fatto la scelta giusta. Sì, chiaramente, in questo caso per parte neroverde. Sì, vediamo adesso l'espulsione di Filippo Bardini dopo il contatto con Mazzolli, che porta al cartellino rosso per simulazione. No, questo è il controllo in area di rigore. Questo è rigore. Questa è l'espulsione di Vittiglio. Dobbiamo andare all'altro episodio da Moviola. Siamo al 12esimo del secondo tempo. Eccolo qua. Contatto tra Bardini e Mazzolli, l'arbitro dell'incontro, che era Andrea Rizzello di Casarano, decreta la simulazione. Non ti faccio rispondere, mister, nel senso. Ma io posso anche rispondere, sì, senza entrare nello specifico. Io dico una cosa: capisco che le regole cambiano in continuazione, si cerca di evitare tuffe e simulazione, però ci sono a volte anche dei contrasti che non sono falli,
Cioè io adesso rivedendola, dico la verità come la penso io, rivedendola adesso in televisione così, addirittura ammonire Bardini, che tra le altre cose conosco anche bene, che è cresciuto nel Livorno dove io ho giocato, per questa, per simulazione mi sembra forse un pochino troppo, perché a volte, ripeto, sono anche dei contatti che non sono niente, né falli e niente, quindi mi sembra un pochino troppo, magari non è rigore, ma secondo me in questo caso non è neanche simulazione, questo poi è il mio... Mio pensiero. Personale giudizio. Va bene. L'altro, il terzo e ultimo episodio da Moviola è quello che abbiamo intravisto prima, ovvero il contatto Vittiglio Esposito con, eccolo qua, l'arbitro che porta all'espulsione poi di Vittiglio. Però noi abbiamo tutta la clip. Perché? Perché ad un certo punto l'espulsione iniziale è per Fantauzzi, come vedete. Perché probabilmente l'arbitro un po' si perde nel sandwich e poi nei giocatori che arrivano in area di rigore si perde l'autore del fallo. E infatti Fantauzzi rimane un po' interdetto, dice ma come io? Poi vedete c'è un conciliabolo e tra poco ci sarà invece l'espulsione per Vittiglio. L'arbitro si corregge, va a... a dire no, sei stato tu, Vittiglio, ecco qua, con il cartellino rosso in mano, e quindi c'è stata la correzione di questa chiamata. Ma abbiamo fatto vedere tutta la clip esattamente come si è sviluppata per farvi capire che c'era stato prima il cartellino per Fantauzzi e poi la correzione dell'arbitro con Vittiglio che ristabilisce la parità numerica. Buonasera a tutti, bentornati, un abbraccio a te Luca. Saluto Luca Di Pasquale, che certamente dall'anticipo di ieri sera dello Juventus Stadium non sarà stato particolarmente contento, però insomma poi le dinamiche di Serie A si intersecano con quelle che raccontiamo invece normalmente. Abbiamo detto settimana prossima c'è Chieti Pineto a Pineto, allora mister ti facciamo vedere i tuoi prossimi avversari. Pineto Fiuggi 0-0, Roberta Di Sante. Esordio senza reti per il Pineto che impatta 0-0 in casa contro il Fiuggi in una gara in cui a pesare sono le numerose defezioni e l'espulsione di Nazzari che costringe i biancazzurri in 10 per tutta la ripresa. Epifani, oltre agli squalificati Pepe e Sciba, deve rinunciare anche agli infortunati Sissé, D'Angelo e Sarrizzu. Nel 4-3-3 c'è Remo Amadio tra i pali, Nazzari fa coppia centrale in difesa con Orlando, Stefano Amadio detta i tempi per il tridente Ciarcelluti, Pippi, Alessandro. Modulo speculare per Rincocciati che deve rinunciare all'infortunato Locci, sostituito in difesa da Nocerino. Sevieri fa da metronomo per il reparto avanzato composto da Tassone, D'Andrea e Franchini. Primo tempo avaro di emozioni con le due squadre che si annullano a vicenda sulle fasce, provano a fare movimento Alessandro e Ciarcelluti che al sesto entra in area e tenta il cross respinto dalla difesa, chiede il fallo di mano il Pineto ma fa proseguire l'arbitro di Reda di Molfetta. Per annotare una reazione da parte del Fiuggi bisogna attendere il 23esimo quando D'Andrea tenta la conclusione, facile preda per Amadio. Il primo tempo scivola via senza emozioni ma si accende nel finale quando D'Andrea apre per Forgione che se ne va per vie centrali e viene contrastato al limite dell'area da Nazzari che già ammonito rimedia il secondo cartellino giallo di giornata e viene espulso lasciando i suoi in 10 per tutta la ripresa. La punizione non produce effetti, così si va al riposo sul parziale di 0-0. In avvio di ripresa Epifani ridisegna la squadra centrando della Quercia ed inserendo Perini sulla sinistra in luogo di Camplone. È più vivace il secondo tempo con Franchini che in avvio va in gol sugli sviluppi del calcio d'angolo ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al quinto la prima vera azione corale del Pineto. Alessandro Servi e Pierpaoli che appoggia a Stefano Amadio, la gran botta dal limite però è centrale, respinge con i pugni la Gorgia che si fa trovare pronto anche al decimo sulla conclusione da fuori area di Pippi. Nonostante l'uomo in meno il Pineto cerca di proporsi in avanti al 18esimo conquista un buon calcio di punizione che Alessandro calcia a giro con la sfera che termina di poco alta. La stanchezza e l'inferiorità numerica alla lunga inevitabilmente si fanno sentire con i biancazzurri che rischiano due volte a cavallo della mezz'ora. Prima Tassone di testa in tuffo spedisce al lato, poi il neo entrato Manfrellotti dal limite sfiora il 7. Al 33esimo proteste locali, il Pineto va in gol con Pippi che di testa insacca alle spalle dell'estremo laziale ma la rete viene annullata per offside.
La gara non si sblocca, ma al 41esimo ci vuole il miglior Remo Amadio a tenere a galla i locali, quando Manfrellotti si coordina in rovesciata e la risposta dell'estremo biancazzurro è davvero numero uno. Termina così, senza vincitori né vinti, la prima stagionale del Pineto, che domenica prossima affronterà il primo derby di campionato contro il Chieti, sempre senza Sciva e Pepe. Se la partita poi va in quella maniera, rimani in 10 per più di un tempo, credo che l'analisi si deve fare in maniera completamente diversa. Oggi sapevo che era la prima partita di campionato, era una giornata infernale per il caldo, non abbiamo ancora la brillantezza che si può avere tra una ventina di giorni, però la squadra il primo tempo ha fatto la partita che doveva fare, e secondo, paradossalmente, in 10 abbiamo fatto molto molto meglio, giocando, secondo me, che creando occasioni da gol, e mi dispiace per il gol fatto, che i ragazzi mi hanno detto che era regolare, però prendo il punto, è la prima partita, e abbiamo fatto delle cose buone, abbiamo fatto delle cose meno buone. Non passo sulla situazione dell'espulsione, perché una prima partita di campionato, prendere la prima ammonizione in quella maniera, io non ci passo sopra, perché lasci una squadra, ripeto, in una prima partita di campionato dove ci vogliono energie, lavorare in 10, e quindi questo non va, questa è la cosa che non va bene oggi. Incontravo una squadra che giocano insieme l'anno scorso, ci mancavano dei giocatori importanti che sono importanti per noi, avevamo delle defezioni anche a livello di fuori quota. Oggi eravamo un pochettino rabbezzati, però la squadra lo sapevamo già dal 21 di luglio, ci abbiamo lavorato, e dobbiamo stringere i denti anche domenica prossima, perché abbiamo ancora dei problemi per quanto riguarda i squalificati e fuori quota. Però è una partita di prima di campionato, il primo tempo abbiamo creato forse un'occasione con Della Quercia che ha tirato alto, però vedendo il secondo tempo, che abbiamo fatto molto bene in un giocatore in meno, credo che se rimaniamo in 11 la partita era completamente diversa. Noi le abbiamo provate forse con non così tanta convinzione, il fatto che loro si sono presentati al secondo tempo in inferiorità numerica non si è assolutamente sentito, se non in alcune circostanze, quindi anche loro hanno reagito bene. Noi ci abbiamo tentato con il nostro centravanti e con le punte nostre potevamo sicuramente passare al secondo tempo, è vero, è stato bravo il portiere nell'occasione della sforbiciata del nostro centravanti, ha fatto una parata straordinaria, però i portieri sono lì apposta per parare, quindi per questa volta è stato bravo. Nel rispetto di quelli che sono i segreti di questo gioco, io ho il dovere, essendo un allenatore che ha anche un po' di curriculum dietro le spalle, di fare in modo che le mie esperienze, anche se indirette, possano servire alla crescita loro, perché questi ragazzi sperano di arrivare più in alto possibile e io non devo fare altro che aiutarli a farlo. E allora questo è il servizio e le voci. Peraltro quest'anno, e do di nuovo la buona serata ad Andrea Costantini. Andrea, ciao, ben ritrovato. Quest'anno è una serie di... in panchina grandissimi nomi, Amelia, caspita, Grandoni, Incocciati, a Fiuggi, cioè, quest'anno ci divertiamo. Poi tra l'altro prima vedevo il mister che si sedeva, vedevo in intervista Zauri, sì. Quindi una giornata molto anche laziale, sì, visti i tre trascorsi, derby oggi è stato anche molto bello, finito 1-1, però sì, è una... Allora, adesso non ti chiedo di Incocciati, perché all'epoca di Incocciati probabilmente, visto che ti ha segnato Lasagna al fantacalcio, all'epoca di Incocciati il fantacalcio probabilmente non c'era. No. Ma te o Amelio Grandoni l'hai mai presi al fantacalcio? No, sinceramente no. Costavamo troppo. Costavamo troppo. È vero. No, se fosse stato un difensore col grande vizio del gol... No, quello no. Allora, mister, che impressione hai avuto dal Pineto che incontrerete la settimana prossima? Peraltro avrà parecchie assenze, soprattutto nel reparto difensivo, perché sarà senza Pepe, sarà senza Nazari, espulso oggi, senza Sciba tra i pali. Però che impressione hai vinto? Al di là di oggi, che ho visto queste immagini, le abbiamo viste anche domenica scorsa in Coppa contro la Vastese. Ma la squadra del Pineto è una squadra che credo lotterà fino alla fine per vincere il campionato, è una delle grandi favorite, ha fatto un grande mercato, ha un buonissimo allenatore, hanno tutto per fare veramente bene, e ha giocatori che potrebbero assolutamente giocare in Lega Pro
senza problemi. Uno su tutti, un mio ex compagno di squadra a fine carriera, Alessandro. Jonathan, sì, cioè, ho giocato nello Sporting Terni. Lui sì, dopo la Ternana si sì, sempre in Serie D, quindi ha giocatori forti, quindi... ma la conferma è stata anche Del Fiuggi. Voi magari qua in Abruzzo non lo conoscete benissimo, in questo girone è nuovo, però sarà sicuramente una squadra protagonista in questo campionato. Il Pineto lo sarà altrettanto e vediamo un po'. Sarà sicuramente una gara molto molto dura per noi domenica prossima. Oh, vediamo un po' di episodi da Moviola, Andrea, magari facciamo il punto anche con te. Cominciamo, chiedo alla regia, innanzitutto dal fallo di mano su cui ha protestato il Pineto. Lo vediamo perché c'è un tiro di Ciarcelluti e un cross di Ciarcelluti, c'è questo tocco di mano di Scalon. Che ne pensi, Andrea? Ma... allora, se facciamo la questione orario alle 5, le 6, le 7, le 8, allora, se, a mio avviso, se la palla tocca direttamente il braccio è calcio di rigore, c'è poco da dire. Il braccio non è attaccato al corpo, è staccato dal giocatore che va al cross, e quindi non è neanche un tiro, un cross neanche fortissimo, e ci sono tutte le condizioni per, a mio avviso, per dare il calcio di rigore. Ma davvero sì, calcio di rigore, senza dubbio. Sì, probabilmente il rimpallo c'è, ma dopo il tocco con la mano, mister, non so se te sei d'accordo. Sì, prima mano e poi... sì, poi quest'anno c'è stata una modifica su questa regola del fallo di mano. Lo scorso anno il fallo di mano, dopo aver toccato la palla con una parte del corpo, non sarebbe stato mai rigore. Quest'anno invece, se il braccio, come in questo caso, non è in una posizione corretta, si fischia lo stesso rigore. Diciamo che adesso il numero 6 del Fiuggi forse poteva essere magari un attimino più attento con... sì, ma infatti volevo dire, sì, e il giocatore ha una posizione anche negligente, sì, piuttosto passiva, cioè subisce il cross e lo subisce con il braccio un po' largo, era punibile con un calcio di rigore. Buonasera, mi spiegate perché sono 6 nuove squadre nel girone F mentre ne sono scese solo 3 in eccellenza? Poi ci arriviamo. Adesso, siccome stasera è una versione anche abbastanza short, intanto c'è, bontà mia, il vantaggio di Lautaro Martinez. No, te non ce l'hai il fantacalcio. No, annullato. Annullato? Annullato. Annullato. E vabbè. Dalla regia sghignazzano, ma dopo li vado a prendere uno per uno. Tra poco vediamo un gol annullato esattamente con la stessa dinamica di Cagliari. Andiamo avanti con gli episodi da Moviola. Mostrate, perché adesso non ho la lista, però li riconosco. Abbiamo che cosa? Il gol annullato. Eccolo qua, il gol annullato a Renan Pippi. Allora, qui c'è da discutere perché c'è il cross, il tocco di un giocatore del Pineto e il colpo di testa di Renan Pippi. Non so se poi nella clip si vede anche l'indicazione dell'assistente che dice non ho fischiato il secondo tocco, ovvero quello del giocatore in area di rigore, come se l'attaccante del Pineto, ecco qua, questo tocco fischia. Ma è una giocata quella? Oh, allora, ecco perché ho detto c'è da discutere. Fermiamoci qui, quando tocca il pallone il giocatore del Pineto, fermiamoci qui. Perché, intanto, ammesso che sia una giocata, ma è fuori gioco secondo voi? A vederla così sembra proprio di no, e peraltro non è neanche una giocata. Esatto, è una deviazione nel caso. Dopo nella clip probabilmente non è stata inserita l'assistente, che ironia della sorte non è neanche sulla distinta il nome, non è stato identificato evidentemente, fa proprio segno ai giocatori in campo, non il primo tocco, ovvero il cross del giocatore del primo, ma il secondo, la deviazione al centro dell'area di rigore. Io, mister, non lo so, credo che sia anche abbastanza... molto, molto dubbiosa, sì. Perché poi c'è questo, a noi ci sta aiutando sempre anche il dischetto del rigore, no? Per vedere proprio la linea. E sembra che al di là del discorso giocato, deviazione, sembra che proprio non sia fuori gioco su quell'eventuale tocco, sì. Eh sì, vediamo l'espulsione di Nazari, che era già stato ammonito e poi viene espulso alla fine del primo tempo. Adesso cronologicamente abbiamo fatto un pasticcio, però mi basti sapere che li analizziamo tutti quanti. Allora, questo è il fallo di Nazari, già ammonito, vedete il secondo cartellino giallo e rosso
L'intervento è sul numero 8, Forgione. Eccolo qua, che tocca il pallone. Intanto gol confermato però di Lautaro Martinez, quindi 0-1. E poi non vi preoccupate perché in regia ci vado ugualmente. questa indicazione per chi è dietro. Mister, a me questo sembra un contatto di gioco che è fallo magari, però cartellino giallo mi sembra un po' esagerato. Che dici da difensore? A me sembra un grande intervento del difensore. Cioè, io ricordo sempre che giochiamo a calcio, Esistono anche i contatti, esistono. Così è dubbioso. Per me così è l'intervento del difensore. Vuoi fischiare fallo, ma addirittura ammonire credo sia un pochino troppo. Andrea? Penso che lui prenda la palla. Sembra anche prima la palla. Forse anche il difensore, sembra. Però addirittura l'espulsione. Premesso che clamorosamente Nazzari già ammonito poteva essere un po' più prudente, perché comunque... Però sai cosa? Se il difensore è certo di andare sul pallone, poi come vediamo dalle immagini, effettivamente poi il pallone cambia clamorosamente direzione. Sì, ma... Io entro, probabilmente è molto irruento, l'espulsione però... non c'è, però sarebbe consigliabile per un giocatore già ammonito, difensore centrale, un po' più di prudenza, visto che hai un giallo sul groppone, tutto qua. Arbitro, però l'espulsione non c'era. Antonio Di Reda di Molfetta. L'ultimo episodio, e quindi risaliamo ancora di più cronologicamente nella partita, andiamo ancora indietro, facciamo questo flashback moviolistico. Il gol annullato al Fiuggi, siamo ovviamente sullo 0-0, il colpo di testa di D'Andrea e gol di Franchini, che però fermiamoci sul colpo di testa del numero 9 di D'Andrea, chiaramente così potrebbe non dirvi nulla, noi l'abbiamo rivista dietro, effettivamente vedete che Franchini è sembra al di là della linea dei difensori piedi. Dobbiamo tornare molti frame indietro però, Maurizio, perché altrimenti quando colpisce la palla il numero 9, altrimenti ecco qua, qui, guardate la linea dell'area piccola, mister, sei d'accordo? Fuori gioco secondo te? Quello che prende il pallone è quello in fondo, sì. Esatto. Ma c'è un, non lo so, è talmente difficile, c'è un giocatore del Pinedo in mezzo all'area di porta portiere, sì, probabilmente sì, che ha le scarpe, non so, ha le calze bianche abbassate. Dovrebbe essere, se non erro, Ciarcelluti dalla fisiognomica. Sì, è talmente difficile, però. Andrea? direi fuori gioco millimetrico, ma non posso metterci la mano sul fuoco. Assolutamente. Vantaggio anche del Sassuolo sulla Sampdoria, poi faremo il riepilogo dei primi tempi. Andrea, Vastese Chieti e Pineto Fiuggi abbiamo visto fino a questo momento. Da chi trae le indicazioni maggiormente positive e quelle meno positive? Ma a livello di risultati siamo sull'interlocutorio. Dico che il Chieti ha subito gol nello stesso minuto della gara di Coppa Italia, ma ha reagito in maniera diversa e è andato anche in vantaggio, quindi sicuramente questo è un risultato che può dare spinta al Chieti, ma anche alla Vastese, perché poi sotto di un gol e di un uomo ha saputo a sua volta rimontare. Sono due squadre, Vastese e Chieti, che devono trovare la loro dimensione. Il Chieti parte per salvarsi, la Vastese più o meno anche, però vuole migliorare la Vastese il campionato scorso. Certo. Tuttavia devono trovare la loro dimensione. Il Pineto la dimensione ce l'ha, è una squadra di vertice, quindi in 10 per più di un tempo il punto può stare bene, poteva anche vincere, poteva anche perdere, però ecco, però il Pineto, se vuole fare campionato di vertice, vuole competere con Campobasso, Matelica, Recanatese e quant'altro, domenica arriva il derby contro il Chieti, anche se si giocherà a Pineto. Ma se non vinci e cominci già a scavare dopo poche giornate un solco dalle prime della classe, tempo c'è per rimontare, però non è il modo migliore per iniziare il campionato. Assolutamente. Prima di farvi vedere una delle favorite del campionato, il Campobasso, che oggi ha vinto ai noi ad Avezzano. Mister, prima è arrivato un messaggio. Mister Grande, ricordati che hai vinto la scommessa, domani è il 2 settembre. Ci vuoi raccontare questa aneddoto? Sì, adesso mi è venuto in mente, quindi ho conosciuto in questi miei primi giorni qua a Chieti un ragazzo, mi aveva ricordato
mi ricordo appunto che il 2 settembre inizia gli allenamenti e avevo promesso che sarei andato a vederlo, e quindi adesso lui, giustamente, dato che i ragazzi non si dimenticano niente, me l'ha appena ricordato, quindi domani sarò sicuramente presente a vedere il suo primo allenamento. E a noi gli facciamo gli in bocca al lupo, che sia il primo allenamento di una carriera lunghissima e bella. Avezzano 0, Campobasso 1, ci andiamo a vedere la vittoria dei Molisani. È un Campobasso cinico e spietato quello che strappa i tre punti allo stadio dei Marzi di Avezzano nella prima giornata del girone F di Serie D. Massimo risultato col minimo sforzo per i molisani, al cospetto di un Avezzano autore di una prova tutto sommato incoraggiante, ma che nulla ha potuto contro la qualità di una compagine tra le più accreditate alla promozione. Per la prima in campionato, Meco Monaco si affida al 4-3-3 che tante soddisfazioni ha regalato in Coppa Italia, con Gaeta perno offensivo supportato da Franchi e Quadrana sugli esterni. In difesa c'è Di Gianfranco Felice al posto dello squalificato Magri, con Crassa a dettare i tempi in regia. Disposizione a specchio per Cudini, che schiera capitan Musetti al centro dell'attacco, assistito dalla stella del mercato Danilo Alessandro e da Zammarchi. In mediana spazio a bontà Pizzutelli e Brenci, con Candellori ad agire dal laterale basso. Il primo squillo è di marca ospite, all'ottavo premiato l'inserimento di Brenci, che si coordina ma non inquadra lo specchio. La partita fa fatica a decollare e per un altro sussulto bisogna attendere sino al 24esimo, piazzato di Pizzutelli dal limite che non impensierisce Fanti. Tre minuti più tardi prova a scuotersi l'Avezzano. Franchi se ne va sulla fascia, fa tutto bene ma spreca, calciando da posizione impossibile anziché servire in mezzo all'area. Alla mezz'ora torna a farsi vedere il Campobasso. Bontà inventa un corridoio per l'inserimento di Musetti, che trova solo l'esterno della rete. Al 34esimo ancora Bontà protagonista. Alessandro libera l'ex notaresco, conclusione di destro, palla in out. In avvio di ripresa ospiti di nuovo in avanti, punizione di Pizzutelli che non impensierisce Fanti. Al 14esimo replica l'Avezzano ancora da piazzato, parabola di Quatrana dai 20 metri, deviazione impercettibile della barriera che evita il peggio a Natale. Al quarto d'ora Van Zan sfonda e serve Brenci, rigore in movimento sciupato dal centrocampista molisano. Sei minuti dopo il 4 si riscatta, Alessandro mette in mezzo per la corrente Brenci, controllo e diagonale a seguire che non lascia scampo a Fanti, primo centro con i lupi per l'ex L'Aquila e partita in mano alla truppa di Cudini. La reazione dell'Avezzano arriva dopo appena 120 secondi, girata di Gaeta da fuori, palla lontana dai pali. Poco dopo, girandola di cambi da ambo le parti, Meco Monaco getta nella mischia Sicari e De Costanzo e richiama Crasse e Di Giacomo. Cudini risponde con Tengorang, l'ex Alba Adriatica Giambè, per l'autore del gol Brenci e Alessandro. Alla mezz'ora ancora biancoverdi pericolosi, filtrante di Gaeta per Franchi, diagonale strozzato che Natale respinge di piede. Il Campobasso arretra ma si difende con ordine, l'Avezzano fatica a trovare spazi. Al 37esimo i lupi provano a graffiare da corner, parabola velenosissima nel cuore dell'area ma nessuno dei padroni di casa impatta con la sfera. Finisce con il successo del Campobasso, che sbanca il De Marzi e conferma tutte le proprie ambizioni di vittoria. Segnali positivi anche dall'Avezzano, in attesa di un rodaggio che lascia più di una speranza ai tifosi biancoverdi accorsi al De Marzi. Mister, allora diciamo una vittoria arrivata da grande squadra. Non so se da grande squadra, sicuramente da una grossa prestazione, questo sì. La prima partita per noi, una delle poche competitive, perché siamo usciti dalla Coppa, quindi c'era grossa incertezza oggi sulla tenuta, sullo sviluppo, sulla prestazione che potessimo fare. Siamo stati molto bravi a tenere la partita in controllo, a fare quello che volevamo fare. L'unica pecca, forse dopo il gol, abbiamo un po' abbassato il baricentro, ma ci può stare, siamo alla prima di campionato, quindi però devo dire che grossa prestazione da parte dei ragazzi. Tre punti e grossa prestazione, come ha detto lei, che confermano tutte le vostre ambizioni, diciamo. Ma siamo, come ho detto, alla prima di campionato, le ambizioni sicuramente le possiamo trovare strada facendo, dobbiamo dimostrarlo e dobbiamo guadagnarcelo. Vogliamo fare un campionato importante, questo sicuro, però ci sono tante squadre che hanno allestito organici per poter stare lì. Noi il nome e i nomi fanno poco, dobbiamo essere sempre squadra come lo siamo stati oggi e quindi migliorare di partita in partita. Senta, tanta qualità è arrivata anche poi dai uomini che sono entrati a partita in corso, hanno dato forse anche qualcosa in più alla squadra. Abbiamo cercato di prendere dei ragazzi funzionali al nostro gioco e quindi anche chi è fuori dai primi 11 ha qualità per poter giocare da titolare, quindi per me è sempre difficile fare delle scelte. Oggi siamo la prima, ma per tutto l'arco del campionato sarà così, mi auguro di avere tutti a disposizione e poter sbagliare il meno possibile, però sono molto contento della prestazione dei ragazzi, anche di chi è soprattutto è subentrato. Mister, forse dobbiamo partire dalla reazione dopo il gol subito.
Guarda, noi abbiamo fatto una buona prestazione, secondo me. Abbiamo fatto qualche errore di troppo, soprattutto nei tre davanti. Però io la squadra non posso dire nulla perché i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato. Abbiamo giocato contro una squadra che è una delle candidate a vincere il campionato. Non abbiamo per niente sfigurato. Loro sappiamo che hanno grande qualità. Però forse potevamo fare qualcosa di più in avanti, in qualche occasione dovevamo sfruttare meglio queste ripartenze, non l'abbiamo fatto. È normale che poi Campobasso è una squadra forte, una squadra organizzata, una squadra ben messa in campo, al minimo errore poi ti punisce. E allora, questa era la vittoria del Campobasso sull'Avezzano. Campobasso, mister, poi ti chiedo anche quello che ti giro la domanda che arriva da casa. Campobasso, che immagino conoscerai bene, insomma, è una delle favorite di questo campionato. Vincere soprattutto le prime per le favorite non è mai facile. Sì, un altro allenatore, ex calciatore, Mirko, sì, con il quale ho giocato insieme nel Torino, quindi sì, torniamo prima al discorso di Amelia. Sì, sì, ma anche il Campobasso è una di quelle squadre che insieme appunto al Pineto, al Matelica, sono state costruite e lo hanno proprio dichiarato apertamente, faranno solamente un campionato di vertice. Sì. Andrea, ha segnato Brenci, te lo ricordi Brenci? All'Aquila sì. Lo ricordo, era un discreto giocatore, mi sembra un buon elemento di complemento in una squadra che ha delle firme importanti, abbiamo ricordato Alessandro, però sai, Campobasso solitamente è una squadra che quando parte con i favori del pronostico stecca all'inizio e poi deve fare le rincorse. Sarà molto importante vedere se questa squadra si cala subito nella realtà appunto di favorita oppure no. Aveva preso 3 gol in coppa ad Anagni ed era stata una bella botta. Oggi ha vinto sul campo di una squadra che invece aveva vinto a sua volta le 2 gare di Coppa Italia e giocava in casa, cioè l'Avezzano. È chiaro, sono 2 squadre costruite con un'ottica diversa, con budget diversi e quant'altro, però è un buon inizio sicuramente per il Campobasso, che ora avrà una partita contro il Notaresco, gara Marcord, sì. Ma il Notaresco ci arriva malissimo. Certo, assolutamente. Mister, ti chiedo, dei 3 reparti, qual è che ha funzionato meglio oggi? Nostro, chiedi, sì. Beh, oggi mi è piaciuta un po' la compattezza della squadra, assolutamente sì. Noi non possiamo assolutamente prescindere dalla compattezza, come un po' tutte le squadre, ma noi che abbiamo appunto questo obiettivo di mantenere la categoria dobbiamo sempre lavorare insieme. Quindi oggi, come prima partita, anche se sono d'accordo con i miei colleghi quando dicono che la prima è sempre un po' un'incognita, no? Non si sa mai quello che può venire fuori, però ripeto, il fatto di aiutarsi e lavorare sempre insieme, questo è l'aspetto positivo, sì. Altra sconfitta ai noi in una giornata non bellissima per i nostri colori in Serie D, sconfitta a Porto Sant'Elpidio, 4-1 per il Porto Sant'Elpidio contro il Giulianova di un neo allenatore come Federico Del Grosso. Vediamo insieme il servizio. È un ritorno in Serie D con i fiocchi, quello del Porto Sant'Elpidio, che mancava da questo campionato da 30 anni. 4 gol rifilati al Giulianova, che dovrà riflettere sui tanti errori commessi che hanno indirizzato la gara. L'inizio dei padroni di casa è a Fulmicotone. Già dopo 23 secondi Mantolesi serve Maio, che si presenta solo davanti a Di Piero e lo fredda in diagonale. Al terzo intervento in area di Antonelli su Fermani, che cade a terra, ma l'arbitro lascia proseguire. Al sesto arriva il raddoppio, Mandolese vince caparbiamente un contrasto e poi in 2 tempi deposita la palla in rete. Al nono si vede per la prima volta il Giulianova, Fioretti vince un contrasto e va alla battuta, ma Gagliardini respinge sempre sul numero 9, che però sbaglia la seconda conclusione. Al 14esimo la gara si riapre, corner dalla destra respinto dalla difesa, pallone ricacciato dentro all'area con Fioretti che sul filo del fuorigioco mette dentro al volo. Al 20esimo punizione di Dolce, che pesca Moi sul secondo palo, cross verso il centro, la difesa spazza in angolo, dal corner cross verso Fioretti che colpisce l'esterno della rete. Al 24esimo grande occasione per il Giulianova per impattarla, Barlafante tira secco sul primo palo, Gagliardini ci mette le mani e con l'aiuto del palo manda in corner. Al 31esimo Maio solo davanti a Di Piero Cincisca e l'estremo difensore para. Al 34esimo altra occasione per gli ospiti di pareggiare, Barlafante tira dai 30 metri, Gagliardini è battuto ma la traversa lo salva. All'inizio ripresa si vede sempre il Porto Sant'Elpidio al 7° con una punizione di Maio, Di Piero manda in corner dalla bandierina, dopo un batti e ribatti palla a Montserrat che dall'area piccola colpisce a botta sicuro, ma Di Piero si esalta e respinge ancora.
Al 25esimo grande occasione per Frinconi che spedisce sul fondo. Al 26esimo il Porto San Limpido fa tris. Assist di Cucù per Maio che ci prova una prima volta. Di Piero è bravo a respingere ma il pallone torna sui piedi del numero 9 che mette dentro a porta vuota. Al 36esimo il Real Giulianova ha l'occasione per ricucire lo strappo, almeno parzialmente, con Fioretti che tira di prima intenzione, ma Gagliardini è bravissimo e manda in corner. In pieno recupero Gelsi recupera un pallone e fugge verso la porta, serve Cucù che solo davanti al portiere mette dentro per il definitivo 4-1. Sicuramente è una bella soddisfazione, ripeto, prima di tutto è un merito dei ragazzi anche che l'anno scorso abbiamo raggiunto questo traguardo, è un premio anche per loro anche se non ci sono più, sono contentissimo perché comunque vincere con una partita contro una squadra così blasonata fa sicuramente piacere. Siamo partiti forti, dal secondo gol che abbiamo fatto fino al primo tempo, alla fine del primo tempo abbiamo fatto tanti errori che dovremo sicuramente migliorare tantissimo, poi secondo me il secondo tempo abbiamo fatto un buon secondo tempo, anche a buon ritmo, abbiamo creato tanto e l'unico problema è che ancora rispecchiamo un po' l'andamento del precampionato che rischiamo su palle molto 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 facili dove possiamo gestirla sicuramente meglio. Nota di merito per Maio. Dando per tutti perché questa settimana l'abbiamo passata veramente bene, vedo uno spogliatoio che risponde bene, hanno voglia, vogliono migliorarsi e secondo me c'è tanto da migliorarsi. Sicuramente iniziare con un doppio svantaggio nei primi 10 minuti non è facile poi recuperarlo, però paradossalmente dopo il 2-0 del Porto Sant'Elpidio la squadra ha avuto anche una buona reazione, facendo gol con Fioretti, creando anche due palle gol nitide e potevamo secondo me pareggiare la gara nella prima frazione di gioco. Secondo tempo abbiamo creato, ho cambiato qualcosina, ho voluto mettere tre punte davanti strette, anche lì abbiamo creato qualche palla gol, anche il Porto Sant'Elpidio ha creato qualche palla gol, insomma il match era, secondo me era anche riaperto, è chiaro che commettendo quegli errori lì poi non è facile insomma rimettere la gara a posto. Andrea, ci sarà da lavorare tanto a Giulianova. Si è preso una patata che davvero è iperbollente, Federico Del Grosso, perché cambiare l'allenatore a una settimana dall'inizio del campionato, arriva lui che ha grande esperienza da calciatore ma ha zero esperienze da allenatore. È comunque è stata una scelta coraggiosa da parte del presidente Bartolini che insomma aveva già chiesto a Romano Tozzi Borsoi che poi ha detto no, tocca ora a Federico Del Grosso. Non so, io faccio un in bocca al lupo all'ex giocatore, ora allenatore del Giulianova, però io ho visto il Giulianova ad Avezzano e non mi era piaciuto. Prima partita di campionato, 4 gol subiti da una matricola, amichevole con il Pescara Primavera, persa nettamente e poco dopo è arrivato il provvedimento dell'esonero di Pascucci. Evidentemente qualcosa non va. Ora c'è il derby con la Vastese che dovrà dare già qualche risposta, almeno far capire se questa squadra che ha delle qualità, perché Fioretti è uno dei migliori attaccanti del raggruppamento, Barlafante tra gli under è tra i migliori in assoluto e oggi ha fatto una grandissima partita, è stato piuttosto sfortunato, però la difesa non convince sia nella zona centrale sia sul settore esterni. Il centrocampo probabilmente va ancora registrato e puoi avere anche un ottimo attacco, ma se dalla cintura in giù sei molto fragile, cosa che ha dimostrato di essere Giulianova in queste prime uscite, qualche incognita, qualche interrogativo c'è. Eh sì, ci sarà da lavorare, soprattutto perché insomma la piazza di Giulianova deve assolutamente cercare di trovare una salvezza. Certamente Federico Del Grosso, essendo di Giulianova, ovviamente avrà ben voluto, delle motivazioni. Avrà delle motivazioni, ma la piazza forse concederà anche qualcosa in più che non se ci fosse stato un altro allenatore. Però attenzione, perché a Giulianova si respira calcio, che è un bene, ma quando le cose poi cominciano ad andare bene hai anche tantissima pressione addosso. Assolutamente.
Terminiamo il nostro giro dai campi andando al Savini di Notaresco, 3-5, partita incredibile tra Notaresco e Vasto Girardi, vediamo. Il Notaresco stecca la prima e cede l'intera posta alla neopromossa matricola molisana Vasto Girardi, che vince al Savini 5-3 e festeggia nel migliore dei modi l'esordio storico nel campionato di Serie D. Partita condizionata per i locali dall'episodio di inizio gara. Al terzo minuto Fazio batte un calcio di punizione dalla destra, palla in aria, tremendo scontro tra il portiere del Notaresco Scuccimara e il compagno di squadra Morganti. Ad avere la peggio è il difensore che resta a terra, panico tra i giocatori in campo e partita sospesa per ben 15 minuti. Ferita alla nuca per Morganti e taglio all'orecchio per Scuccimarra, entrambi trasportati all'ospedale Mazzini di Teramo. Mister Vagnoni è costretto subito ad operare tre cambi, entrano Colantono per Scuccimarra, Icramellà per Morganti e Mozzoni per Gaetani. La gara riprende, il Notaresco trova quasi subito il vantaggio, 20° corner di Frulla da sinistra, Pomante prolunga col tacco e Romano di testa fa 1-0. Due minuti dopo si fanno vedere gli ospiti, dalla grande distanza su punizione va col destro Ruggeri, fuori di poco. Il Notaresco sembra controllare la gara e sfiora due volte il raddoppio. Al 41esimo punizione di Frulla, deviazione in barriera, bravo Caparro a sventare la minaccia. Sul proseguimento dell'azione Montagnoli mette fuori. Al minuto 55, nel corso del lungo recupero, ancora Frulla, pennella in aria su punizione, Salvatori sul secondo palo, respinge Caparro. Al 57esimo il Vasto Girardi dà segnali di risveglio, corner da sinistra, si alza un campanile in area, distratta la difesa rosso-blu, Fazio se la trova sul destro ma mette fuori. Passano tre minuti e gli ospiti pareggiano, ci prova Di Lallo col destro, Colantonio non trattiene, arriva Petrone e fa 1-1. Il secondo tempo si apre col nuovo vantaggio Notaresco, al terzo Montagnoli crossa in aria, Romano sfiora, Icramellà va di testa, sorprende Caparro e riporta in vantaggio i suoi. Al minuto 11 i rossoblu sembrano mettere la gara in cassaforte, corner battuto corto, Mozzoni la mette in aria, Chiere Mateng tocca di testa, arriva Icramellà e sorprende Caparro. Al 21esimo accorcia però il Vasto Girardi, Petrone fa viaggiare Chiere Mateng destro in corsa, sulla respinta arriva Fatone col sinistro e riapre la gara. Passano solo tre minuti e arriva il pareggio ospite, Ruggeri trova l'imbucata per Chiere Mateng, contatto con Di Stefano, per l'arbitro Esposito di Napoli è calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Chiere Mateng non sbaglia, 3-3. Il Notaresco appare improvvisamente tramortito e fatica a reagire. Al 35esimo il Vasto Girardi trova addirittura il vantaggio. Azione che inizia dal rinvio di Caparro, Petrone controlla, aspetta l'arrivo di Fatone, destro sul primo palo e 4-3 ospite. La reazione del Notaresco non arriva nemmeno stavolta e al quarto minuto di recupero gli ospiti arrotondano. Mele scivola in aria sull'attacco di De Feo, tocco facile per Chiere Mateng che trova la doppietta personale e fissa il definitivo 5-3 Vasto Girardi. Per il Notaresco un esordio in campionato da dimenticare in fretta, per gli ospiti una vittoria che rimarrà invece nella storia. Sevagnone, una brutta sconfitta alla fine dei 90 minuti in cui insomma, la partita sembrava anche in mano vostra ad un certo punto nel secondo tempo, poi che cosa è successo? Se sarei un mago saprei dirtelo, sinceramente, perché poi quello che ci è successo dopo 30 secondi su una punizione inesistente abbiamo preso questa defezione con Morganti e già lì abbiamo dovuto fare tre cambi, ma pensavo che ci nuocesse, invece la squadra poi ha reagito bene, anche se abbiamo dovuto fare tre cambi che poi non ci siamo ritrovati dopo, però la partita la stavamo facendo, abbiamo fatto secondo me nelle difficoltà una buona partita del primo tempo, anche soffrendo abbiamo preso il pareggio, poi la squadra ha fatto molto bene, molto propositiva, ci siamo rimessi 4-3 e abbiamo fatto due gol meritati, siamo andati sul 3-1, poi lì, se tu hai visto la partita, abbiamo, credo, nel migliore momento nostro, dove abbiamo creato le possibilità per fare il quarto gol, il quinto, l'avversario era in balia nostra. E poi un episodio, se tu ti ricordi bene, sta palla che è rimbalzata a metà campo, invece di attaccarla l'abbiamo lasciata scorrere, un assist di testa, ci siamo ritrovati sul 3-2 che ha riaperto questa partita per nostre colpe. E poi succede sempre così, quando piove sul bagnato
l'episodio del rigore, credo che il rigore non ci fosse, poi se l'arbitro ha deciso di darlo va bene, ma il rigore secondo me non c'era proprio, però questa era la giornata. E dopo, quando siamo andati addirittura sul 3-3, l'inerzia è cambiata, è cambiata nettamente, prima comandavamo noi, poi sul 3-3 loro hanno preso molto coraggio, grande autostima, non credevano di farci due gol perché stavamo comandando la partita. E poi ho detto l'inerzia cambia, ci siamo messi a 5 per non perderla, sono sincero. E invece, nonostante tutto, ci siamo messi in una condizione più guardinga, però dovevamo rimanere sempre alti, era un 3-5-2, e invece ci siamo messi in quella maniera, e invece lì abbiamo preso altri due gol e non esiste, siamo troppo fragili mentalmente, e questa è una cosa che mi preoccupa. Però a livello tecnico-tattico non abbiamo perso la partita, perché a livello tecnico-tattico abbiamo sbagliato qualcosa, ma loro hanno trovato questo gol del 3-2 sul nostro errore, e poi lì ci hanno costruito un po' la partita, e noi siamo scesi, e non mi vergogno di dire che una partita così, da quando gioco e alleno, non l'ho persa mai. Devo chiedere scusa ai tifosi per la figura, ma per 70 minuti ho visto una squadra, una buonissima squadra, che aveva fatto tre cambi dopo 30 secondi, però ho visto una buonissima squadra. Tu mi hai chiesto come fa a girare una partita in questa maniera, sinceramente non so dirtelo, perché quello che è successo oggi ha dell'incredibile, questa è la bellezza del calcio, però ci abbiamo messo veramente del nostro e non deve succedere. Oh, questo era Roberto Bagnoni che ha detto siamo fragili mentalmente. Ora, un allenatore che ritiene di avere una squadra ancora fragile mentalmente, come lavora, mister? Ma ho tanti pensieri qua per il mio chiedere. Adesso, se il mio collega appunto pensa che sia un problema mentale, come appunto ha detto lui, si deve andare appunto a cercare di toccare le corde quelle giuste, no? Adesso io non so, ogni squadra ha le corde diverse, non è ogni squadra è completamente diversa dall'altra, quindi lui ormai sono già, come tutti noi, magari una mestrata abbondante che sta lavorando con i propri ragazzi, i propri giocatori, avrà sicuramente le capacità e le qualità per poter appunto andare a toccare questi aspetti, i famosi aspetti mentali che ti fanno svoltare anche nell'arco di una gara. Oh, qui rivediamo le immagini dello scontro terribile tra Scucimarra e Morganti. Chi ha avuto la peggio è stato Morganti, cioè insomma chi ha avuto la peggio è stato il notaresco, che ha dovuto procedere alle sostituzioni. Scucimarra ha avuto un taglio all'orecchio e poi vedremo anche delle foto. Morganti poi è stato ovviamente sostituito, portato al Mazzini di Teramo. Questa è la foto di Morganti a terra, e vedete c'è anche un giocatore. La cosa più impressionante di questa foto sono i giocatori del Vasto Girardi, sì. Uno con la maglia in testa e l'altro che si tiene il viso, perché hanno capito la gravità di uno scontro fortuito, ovviamente, perché tra due compagni di squadra, ma terribile davvero. Dicevamo, Morganti è stato trasferito all'ospedale Mazzini di Teramo, TAC per fortuna negativa, quindi nessun problema per Morganti, a cui facciamo davvero, mandiamo un abbraccio, un in bocca al lupo. Si può rivedere un attimo? Sì, sì, cerchiamo di con Maurizio. No, ma io, ecco, no, rivedere l'azione. Rivedere l'azione. Perché francamente, se ho avuto una giusta impressione, io trovo quasi insensata l'uscita di Scucimarra. Cioè, è uscito in una maniera che, insomma, ora gradirei rivedere. Sì. Cioè, intanto viene anticipato da un proprio compagno di squadra, quindi legge abbastanza male il pallone, perché il suo compagno di squadra interviene, e poi lui frana addosso ad un altro giocatore che nel caso di specie è un altro compagno di squadra ancora. Ma, peraltro un'uscita così profonda, cioè all'interno, sì, fuori dell'area, quasi al centro dell'area di rigore. Sì. Sì, sì. Secondo me, insomma, al di là dello spavento, quando sarà passato lo spavento, poi qualcosa dovranno dire anche. È un portiere giovane, arriva dal Pescara, però insomma non mi sembra sia stata una bella uscita, al di là di quello che ha poi comportato come conseguenza anche per lui, perché, ecco, come qua, vediamo, c'è questo taglio all'orecchio. A maggio Bartolini ha pronunciato che se non veniva aiutato faceva la squadra che faceva, ha fatto una squadra che non si può vedere. Poi da marchigiano si è buttato due allenatori che a Giuliano non sarebbero mai stati contestabili perché sono troppo amati dai tifosi
Giugliesi, ci scrive Tom, che salutiamo così come salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito da questo lungo pomeriggio, insomma da oggi alle 14.45. Mister Grandoni, bisogna rinforzare la difesa, esterni non ancora pronti, ma si aspetta qualcosa ancora, mister Grandoni, dal mercato? Visto che siamo in chiusura, Beh sì, noi qualcosina abbiamo ancora in mente di poter fare, quindi in difesa? Beh, sicuramente un reparto dove vogliamo intervenire con un giocatore in più è in avanti, con caratteristiche diverse rispetto ai tre ragazzi che abbiamo già in rosa. E qualcosina però dobbiamo migliorare, ma quello lo faremo anche con il lavoro. Assolutamente. Vediamo il prossimo turno, visto che siamo in chiusura, abbiamo stato i servizi che peraltro potete già trovare sulla nostra piattaforma YouTube e anche sul nostro sito www.tv6.it, così come potrete rivedere la puntata tutte le volte che volete. Atletico Fiuggi Tolentino, Campobasso Notaresco, partita questa dedicata per il Notaresco, ma soprattutto, come ha detto prima Andrea, qui ci sono tantissimi ex Notaresco che oggi gioca a Campobasso, a partire dal direttore sportivo Stefano De Angelis, allenatore Mirko Gudini, Bontà, Dalmazzi, insomma Candellori, chi più ne ha più ne metta. Cattolica, Atletico Porto Sant'Elpidio, Chieti Pineto, lo ricordiamo ancora una volta, si gioca a Pineto. Innanzitutto mister, come sta l'Angelini? Tempi più o meno per tornarci? Ma credo che in questo momento la problematica maggiore sia la parte burocratica, okay. Non è non tanto il campo o gli spogliatoi in sé per sé, quindi noi speriamo che entro dicembre riusciremo a tornare al nostro campo. Assolutamente. Vediamo ancora il prossimo turno, leggiamo tutto, poi vediamo anche i risultati della Serie A e chiudiamo. Montegiorgio Materica, altro derby, Giulianova Vastese, questo sarà un altro derby in cui i punti in palio, seppur saremo alla seconda giornata, saranno importanti. Recanatese Agnonese, L'Avezzano va a Monte San Giusto contro la San Giustese, Vasto Girardi Jesina, seconda giornata di campionato, noi ovviamente ve la racconteremo tutta quanta settimana prossima, a partire dalla diretta stadio al pomeriggio con Andrea Costantini, Abruzzo il pallone che tornerà nel formato originario 19:30-21 questa sera, peraltro settimana prossima non ci sarà la Serie B, Andrea, perché c'è non c'è la Serie B e non c'è neanche il Teramo che gioca non c'è neanche il Teramo che gioca sabato sera ad Avellino al Partenio Lombardi. Vediamo i risultati dei primi tempi di Serie A rapidissimamente, Maurizio, giusto per fare una, anche perché poi quando va in replica poi vedranno i risultati già vecchi, quindi esatto. È solo per prendere qualche insulto in più. Milan-Brescia, Juventus-Napoli e Lazio-Roma sono finali. Atalanta-Torino 1-1, Cagliari-Inter 0-1, Genoa-Fiorentina 1-0, Lecce-Verona 0-0, Sassuolo-Sampdoria 3-0, Udinese-Parma 1-1, Bologna-Spalla è giocata addirittura venerdì 1-0. Siamo davvero in chiusura, io ringrazio Alessandro Grandone, a cui do in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie mille. Grazie per essere stati in nostra compagnia, grazie ovviamente alla società del Chieti che ci ha messo a disposizione il suo allenatore, grazie a Andrea Costantini che vi ha tenuto in compagnia. Ciao a tutti. Hai fatto oggi una... Oh, mi raccomando. No, una non stop. Domani replay, speciale finale mercato, sì. Di calciomercato, poi martedì. È martedì, Proteramo, eccetera, con il mercato già chiuso, insomma faremo è tutto. Un po' una disamina. Va bene, l'Abruzzo del pallone torna domenica prossima, ovviamente, 19:30 però, sempre su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona serata.